Ciao ragazzi, oggi parleremo di spuntino a base di frutta con l'utilizzo di un frullatore. Avevo già fatto un video simile che vi lascio qua e in descrizione, quindi leggete la descrizione, molto importante, quello che passa in sovrimpressione. Avevo già fatto un video simile nel quale parlavo di un argomento, proprio di questo argomento, però senza l'utilizzo del frullatore. Ci sarà la variante per chi va in palestra e per l'utilizzo quotidiano, una persona che insomma che non frequenta la palestra, un apporto quindi di proteine e magari di un paio di uova. Andiamo a vedere. Ragazzi, allora eccoci qua, questo è il frullatore ed anche tritaghiaccio con 4 lame. Si può togliere la parte superiore, quindi utilizzare soltanto 2 lame oppure 4. Io ne utilizzo 4. Perché un tritaghiaccio? Perché mi rende la frutta praticamente liquida senza dover aggiungere acqua o latte, ok? Quindi andiamo a montare, ovviamente ce ne saranno di diversi modelli, eccolo qui, e passiamo agli ingredienti. Allora, io qua ho delle fragole, sono circa 150 grammi, 100 grammi di fragole. Abbiamo un finocchio, mezza banana, mezza pera, un kiwi, e questo è... Ci fermiamo qua per quanto riguarda insomma l'alimentazione, lo spuntino da persona normale. Per chi va in palestra abbiamo l'aggiunta, a quello che abbiamo visto, abbiamo l'aggiunta di proteine. Mentre il misurino fate un 30 grammi, quindi aggiungete 30 grammi di proteine in polvere e poi 2 uova. Queste sono le uova. Facciamo un uovo intero, quindi albume e tuorlo. L'altro invece è soltanto l'albume e non il tuorlo. Ho sminuzzato la pera, fatto ridotto un pochettino le fragole, la banana anche l'ho tagliata, il kiwi, il finocchio. Mi direte perché il finocchio? Il finocchio è drenante, quindi io personalmente lo introduco. Adesso che arriva l'estate, per la cellulite va bene. Ho già preparato anche la dose di proteina, sono 20 grammi, 25 grammi, e qui un tuorlo e 2 bianchi d'uovo, quindi un tuorlo e 2 albumi. Ragazzi, allora questo è quello che mangio io. Non è detto che vada bene per voi, ci tengo a sottolinearlo, ok? Allora, adesso le vado a mettere nel frullatore. Questo è il frullatore pronto, ho introdotto la frutta e il finocchio anche all'interno. Adesso andiamo a mettere anche le proteine. Le mettiamo un po' a destra, a sinistra, ci mettiamo le proteine. Non ho aggiunto acqua perché comunque non serve, avendo questo tipo di lame non serve. E poi l'uovo lo facciamo scivolare in questo modo, un tuorlo, torno a ripetere, un tuorlo e 2 albumi, ok? Quindi abbiamo visto la variante prima praticamente per le persone normali, invece per chi va in palestra lo prepariamo in questo modo. Andiamo a frullare. Ragazzi, allora tutto preparato, come vedete questo è un frullatore a doppia velocità e qua ho messo tutto quanto. Apro una parentesi, non sono stato assolutamente pagato da questa ditta, ci sono 3500 marche, voi usate quella che volete, ok? Chiuso la parentesi, adesso andiamo a vedere come frullare. Partiamo, allora, prima piano piano, ok? Andiamo una frullatina pian pianino. In questo modo, non subito partire forti e veloci, piano piano, sennò esce fuori tutto. E già vedete la consistenza. Poi possiamo premere più forte. Contate un 20 secondi. Ok, diamo ancora un'altra girata piano. Un'ultima girata veloce. E adesso vi faccio vedere la consistenza. Ragazzi, allora abbiamo finito, questo è il risultato finale, che è il bicchierazzo, il bicchiere. Ovviamente qui ci sono anche le uova, l'uovo e le proteine. Potete anche scegliere, come dicevo prima, l'opzione senza appunto proteine, uovo. Lo assaggio. È veramente squisito, ottimo, senza aggiunta di acqua, veloce da fare. Quindi lasciatemi nei commenti quello che ne pensate. Un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!